Con ben 7 mesi di anticipo sui tempi inizialmente previsti, si sono conclusi a Terra Rossa di Moconesi i lavori di rettifica di 200 metri di curve cieche che hanno tormentato a lungo la circolazione di fondo valle in Fontana Buona. Merito dell'impresa appaltatrice e dei tecnici dell'area viabilità della provincia, che nonostante alcuni imprevisti hanno portato a termine i lavori a tempo di record, rispettando le norme di sicurezza e garantendo la quotidiana percorribilità dell'arteria. Merito anche di tanti a livello istituzionale che hanno contribuito, ognuno per la propria parte, alla realizzazione di un'opera così lungamente attesa dai cittadini e dagli utenti. All'inizio del mio primo mandato parlamentare nel 2001 assunsi la decisione, entrando a far parte dell'ottava commissione lavori pubblici e ambiente, di risolvere alcuni problemi apparentemente forse meno importanti dei grandi problemi viari del nodo genovese, è chiaro, ma che avrebbero avuto molta importanza per gli abitanti della vallata. Mi si parlò da parte anche del parroco oggi presente, Don Mario Podestà, della pericolosità di questo punto che peraltro conoscevo e decisi di finalizzare lì i miei sforzi. Fui aiutata perché esisteva un progetto e quindi inserì questo intervento in una legge su opere pubbliche del 2002 di cui fui relatrice alla Camera. Iniziati nello scorso mese di luglio, i lavori si sarebbero dovuti concludere nel prossimo gennaio. La carreggiata è stata allargata a 7,5 metri con un imponente sbancamento a monte. Il materiale di risulta è stato riciclato per sanare alcune criticità della viabilità provinciale a Bargagli e a Orero. Il costo dei lavori è stato di 1,5 milioni di euro. Parte di fondi del bilancio provinciale, originariamente destinati a essi, saranno utilizzati per migliorare la viabilità del comune di Orero, sempre in Fontana Buona. Direi con orgoglio che come amministrazione provinciale siamo riusciti a concludere questo lavoro 7 mesi prima del previsto. Era la previsione febbraio 2007, oggi consegniamo ai cittadini questo tratto di strada notevolmente migliorato. È un progetto che parte molto da lontano, a cui hanno contribuito in molti, che io ringrazio, ma devo dire che come quando nasce un figlio si riconoscono nel figlio tanti padri, tante zie e tanti zii, e questa volta la madre è stata la provincia, e se non ci fosse stata la provincia non sarebbe nemmeno nata, diciamo, questa bellissima creatura che oggi sono orgoglioso di, direi, proprio assegnare ai cittadini.